Siamo convinti, a partire dal progetto di Corona Verde, che quello che stiamo presentando sia veramente un intervento fondamentale per i nostri territori. Il Comune di Nola, in particolare, ha la caratteristica di riuscire a collegare il territorio della Vauda fino al territorio della Stura. E proprio grazie a questa particolare caratteristica ci siamo subito trovati in sinergia con tutti gli altri comuni delle Vaude. Il percorso ovviamente è un percorso che collega i 12 comuni partendo da Venaria per arrivare a Lanzo, attraversando dalla Mandria fino alla Vauda. Ogni comune nell'ambito del proprio territorio svilupperà ovviamente l'organizzazione del percorso della pista ciclabile in maniera tale che possa essere un collegamento del territorio globale, soprattutto per quello che ci riguarda nell'ambito del collegamento verso la Stura e verso le Vaude. L'intento è di cucire tutti quei tratti che non collegavano ancora le vecchie piste, di rimetterli ovviamente in ordine e disponibili ai cittadini. Oltre a questo bando ci guida alla messa in sicurezza anche delle piste all'interno urbano, cosa che ce ne sono poche. Lo spirito è quello di insegnare ai giovani, ai ragazzi, ai nostri ragazzi di utilizzare la bicicletta. Con questo si sono mossi l'Istituto Doria, dove si sono proposti di spingere e mettere in comunicazione all'interno dell'Istituto queste nuove idee. Noi di questo ne siamo felici, lavoriamo ovviamente d'intesa con tutti gli altri comuni. Ci sono 11 associazioni che sono entrate a far parte di questo partenariato di accordi per lo sviluppo ovviamente del nostro territorio. Come vedete, il velodromo Francone, che è nato nel 96, è nato grazie a un contributo che una persona privata, come ha detto Francone, ha lasciato al Comune di San Francesco per costruire un impianto di valenza internazionale. Su questo impianto noi facciamo attività agonistica, specialmente, come vedete, rivolta ai giovani, perché la mission sicuramente è quella di formare e far fare dello sport ai giovani. Ma tutto questo viene anche corredato di grandi manifestazioni sportive internazionali, e per questo 2018 ci sarà di nuovo la 6 giorni internazionale di Torino, che è una manifestazione su pista, inserita nel calendario UCI, Unione Ciclistica Internazionale, che darà punteggi ai partecipanti per ottenere la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Sono previste circa 300 atleti provenienti da tutto il mondo e saranno circa 15 le nazioni rappresentate. Con Vela andiamo a collegare i centri periurbani con i centri urbani e quindi i servizi, le stazioni ferroviarie, i centri commerciali, le vie con le maggiori attività commerciali. In particolar modo colleghiamo Ceretta, Monastero di Cafasse, Devesi, con il loro Spinerano, con i loro capoluoghi, che ci consentirà poi, attraverso la tangenziale verde a Borgaro, di collegarci con Vento, che è la ciclovia del Po, una ciclovia che attraversa il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, per poi arrivare appunto a Venezia, Vento come Venezia Torino. Vela, sulla falsariga di Vento, andrà a collegare, grazie a questi collegamenti, Venezia con Lanzo. È un progetto ambizioso dove riunisce 12 comuni, di cui Nola è capofila, per la realizzazione di 125 km di piste. Tra queste ovviamente ci sono piste già esistenti e nuove. Le tempistiche date dalla Regione Piemonte sono tempistiche concrete, vi sono delle scadenze da rispettare, in particolar modo dal momento della firma della convenzione tra coloro che saranno risultati soggetti a cofinanziamento e la Regione Piemonte, al momento della fine lavori vi sono 3 anni, quindi la fine lavori dovrà essere data entro metà del 2021.